Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su The Last of Us parte 1. Siete pronti a fare i turisti del post-apocalittico con quel simpaticone di Bill? Beh, sappiate che facciamo anche un salto a scuola, ok? Ma i docenti sono molto mordaci da quelle parti. E incontriamo anche un nuovo tipo di infetto molto molto sovrappeso. Intanto sblocchiamo anche nuove armi che possiamo finalmente potenziare e il rapporto fra Ellie e Joel migliora un pochettino. Buona visione! Bill, amico mio, questo è il baretto più triste che io abbia mai visto. Se ti vedessero a Darstorska, porco cane, ti esilierebbero dalla patria, ma vabbè, dettagli. Allora, per adesso siamo al sicuro. Vediamo tuttavia di derubare il barretto di tutti i suoi averi. Ci hanno aggredito male mentre stavamo cercando di raggiungere il nostro amichevole Bill di quartiere. Gente, mi serve decisamente molto più scotch. E no, Bill, non intendo scotch in senso di alcol. Vai tranquillo, anche se siamo al baretto, però sì, davvero. Non c'è nulla, si è già scollato tutto direttamente lui. Anzi, vediamo di portarci via il piano di Bill. Si sa mai che ce lo smangino male male. Dobbiamo andare, in una scuola. Perfetto, ragazzi, siete contenti? Il telone vi porta a scuola nel post apocalittico. Il tubo di piombo, vieni qua. È quello con cui Ellie gli ha quasi spaccato il braccio, quello buono. Purtroppo non lo possiamo convertire. Abbiamo un calcetto balilla. Qualcuno vuole giocare a scacchi? Ci facciamo una partitella? Sì, ma dove sono tutti gli altri pezzi? Scusate, Ellie? Ehi, la sai suonare? Sì, piuttosto male. Vorrei imparare. Ehi, Bobby Fischer, non toccare niente su quella scacchiera. Bobby chi? Lascia perdere. Avete tradotto play di giocare con play di suonare? Abitualmente non suono le scacchiere, ma voglio dire, siamo nel post-apocalittico, bisogna arrangiarsi in qualche modo. C'è anche un manualetto, vediamo un po'. Capitolo 4, maggiore durata delle lame. Non mi dire che possiamo potenziare i nostri coltelli. In effetti sì, ottimo. Quindi adesso praticamente avranno un doppio utilizzo. Bene, due coltellamenti, meglio che one. Hai trovato tutto? Pronti. Sì, ho svaligiato quel poco che c'era, santo cielo. Ma c'è una poracitudine in sto posto che metà basta. Ok, Ellie, dai. Dai, ciccia, muovi il culo che non ci abbiamo tutto il giorno. Porta aperta, no. Ci sono. Mamma mia. Dobbiamo raggiungere l'altro edificio. Su per le scale, muoviamoci. Senti, stammi vicino. Non farlo arrabbiare ulteriormente. Ma diavolo hai fatto ad accettare questa follia, Bill? Bastava che li lasciassi lì fuori. Non ci credo, parla con se stesso. Sì, è un tipo originale. Per non dire di peggio. Oh, però ho intanto... un'occhiata qui sopra. Sì, ok, ho detto. Però intanto ci lascia palpeggiare la sua città senza nessun Grazie. Problema. Ho visto un gruppo di cacciatori avvicinarsi pericolosamente alla città. Fortunatamente un branco di infetti li ha fatti scappare. Però memoria, mentre più segnali di pericolo, fagli sapere che fai sul serio. Ah, lui non vuole nessuno in città, se non si fosse capito. Ok, abbiamo altre lame. Ma che da ste parti ci sono forbici letteralmente dovunque. Vediamo un po'. Il pilloline! Prendi il pilloline di Bill, fai finta di nulla, che tanto lui vive da solo, non gli servono più di tanto. Ellie, ti devi levare dai maroni, porco cane. Però sto posto lascia un po' desiderare, Bill, eh? Ci credo poi che nessuno ti viene al baretto. Allora, in che guaio ti sei cacciato? Dov'è Tess? È un po' morto. Un lavoro o una semplice consegna? Cosa consegni? Indovina? Cade. Dai, come fai a non amare Ellie, santo cielo? Dai, spero che tu sappia quello che fai. Ma quando mai? Non fai sul serio con questo tizio. Allora, dove andiamo, Bill? Specie di armeria. Pensavo dovessimo riparare un'auto. Dovessimo? Tu sai riparare? Bill, per favore. Come ho detto, quello che mi serve è dall'altra parte della città. Non ci vado mai, è pieno di infetti. Perciò ci serviranno altre armi. Tante armi. A giudicare dal fatto che sta città, a quanto pare, è bella invasa, ciccio. Non l'hai tenuta molto pulita, dannazione. Ho capito che da solo non puoi fare miracoli. Ce n'è uno dentro. Ma dai. È da un po' che volevo occuparmene. Rilassati, non è niente. Allora, non hai risposto alla mia domanda su Tess. Pensavo foste inseparabili. La morte ti separa, a quanto pare. Certo, occupata. Ok, separa la sua testa dal resto del suo corpo? E vabbè. Problemi in paradiso. No, no, in paradiso c'è andata solo lei. Qualcosa del genere. Ciccio, stai scegliendo veramente delle pessime parole, eh? Bill, se solo tu sapessi. Va bene, andiamo. Scusi signora, non si alzi per noi, eh. Oh oh, siamo in strada. Teniamo magari fuori le armi e tutte cose. Allora, perché non aggiusti una di queste auto? Oddio, sei geniale. Per quale motivo non ho mai pensato di aggiustare una di queste auto? Dai, porco cane. Non fare lo stronzo.
Le gomme sono marcite e le batterie morte. Oh, oh, aspetta che si avvicinino. Vai di Molotov, perfetto. E ti passa la voglia di rompere i maroni. Ok, se il clicker ci passa in mezzo è fatta. Aspetta, aspetta, gli lancio un'altra così per simpatia. Ok, è ancora troppo vivo, decisamente troppo vivo. Aio! Morto devi essere, porco cane. Ok, questi li abbiamo trucidati male male. Sta succedendo? Cosa ho buggato? Non faccia caso a me, lei continua a rotolare. Devi ricontrollare le barricate. Dimentichi anche il minimo dettaglio, sei tu che la paghi. Bravo, bravo. Bisogna prendere tutte le scorte. Ok, ora sappiamo che parla da solo. Sì, dovrei. Bill. Joel, da questa parte. Sì, arrivo, arrivo, dammi un secondo. Potevo anche spaccargli la testa col mattone se avessi avuto un mattone. Ok, abbiamo abbastanza risorse per ricraftarci le due Molotov che abbiamo utilizzato della serie Mi Consolo. Eh sì, l'alcol è sempre il primo a finire, purtroppo. Potevo usarle meglio? Assolutissimamente sì. Teniamo fuori la pistola perché ho usato troppo il revolver, purtroppo. Bill, hai altre risorse per il tuo amico Joel? Vediamo un po', forse in questo capanno. Buongiornissimo. Ok! Posto interessante in cui mettere radici. Sai, per quanto quei cose siano problematici, quantomeno sono prevedibili. È la gente normale che mi spaventa. E tu dovresti saperlo bene. Che cosa intendi? Oh, niente. Quel cancello li fermerà. L'ho chiuso e non hanno la chiave. Ah beh, mi sembra giusto. E se imparano a scassinare... Da che parte? Hai mai visto un porcino che scassina qui, una porta? È nella cantina. Sviluppatori? Avete spostato cose? Ricordo che qua c'era della roba da raccogliere. Sacrilegio, le risorse non si trovano negli stessi punti. Quindi la mia memoria del passato non mi aiuta in questo caso. Oh, ma dai. Ok, ok, andiamo nella cantina della chiesa. Finalmente l'abbiamo raggiunta. Ok, eccoci qua. Non toccare nulla. Sapevo. E tu chiudi la porta. Mamma mia, che simpatico che sei, oh, veramente. Prepariamoci. Cosa? Mi serve un'arma. No. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Non lo farà mai. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Ma sei al sicuro qua? È il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? E basta! Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Infatti è morta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. E si è sparato perché non lo smettevi di chiacchierare. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. A farti uccidere. Infatti, un classico. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi! Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Lascia stare, Ellie, non ci discutere avanti. Fai la babysitter abbastanza lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. È stata veramente una pessima giornata, Ciccio, non hai idea. Diamoci una mossa. Ehi, non te la prendere come, sei te che hai una scopa su per il culo? Porco cane, Bill, veramente? Ok, abbiamo un fucile. Oh, anzi, un fucile a pompa. Prima di procedere ho qualcosa da farvi vedere. Che cos'hai? Un giocattolo nuovo di zecca. Io un giocattolo nuovo di zecca lo vorrei? Di cosa si tratta? Un nuovo progetto? Chiodi? Questa barattolo? È una bomba di chiodi. No, è un barattolo pieno di chiodi. Attenzione, quando esplodono questi affari fanno a pezzi chi è troppo vicino. Sì, ho già visto i tuoi lavoretti. Fanno veramente un ottimo lavoro. Le bombe di chiodi si attivano automaticamente quando un nemico è vicino. E come fanno di grazia? Scusate, che c'è nel rilevatore di prossimità. Ma non mi metto a discutere, l'importante è che funzioni. Oh, cosa serve per craftarle? Abbiamo fucili a pompa e bombe. Che cavolo ne facciamo? Beh, c'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. E ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro.
Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Ma a Joel serve un'auto. E basta! Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. Ok, per mia fortuna è pieno zeppo di risorse e abbiamo trovato parte di quello che ci serve per le bombe, ma non abbiamo abbastanza esplosivi, dannazione. A sto punto io continuo a craftare lame, gente, perché ci servono. Cioè, vorrei anche potenziare questo. Mi permetterebbe di shottare chiunque si avvicini. Il problema è che poi magari shottiamo qualcuno di basso livello e non vale la pena. Le pilloline, ne abbiamo 100. Allora, di sicuro devo ridurre l'oscillazione dell'arma, perché è qualcosa di assurdo. Avete visto l'arco lo scorso episodio? Cioè, per me era tipo 20 minuti fa. Ma vabbè, dettagli. E aumentiamo anche la salute al 120%. Perfetto, e appena possibile vediamo di migliorare le nostre abilità con i coltelli. Per adesso magari non avremo clicker che mi smangiano la faccia ogni 5 minuti, disse lui prima di trovare un clicker che gli smangiava la faccia. Ma insomma, ci siamo capiti. Oh, e bravo Bill che non rinuncia alla cultura. Beh, nella chiesa ci saranno un sacco di libri da leggere, ma nulla di interessante immagino. Buongiornissimo, una mega cassetta degli attrezzi. Ah, questa sembra importante. Abbiamo trovato delle pinze? Ottimo. Gli attrezzi consentono a Joel di accedere a nuovi potenziamenti per armi presso i banchi da lavoro. Oh, ottimo. Io gli prendo tutte e saluti. C'è anche le frecce, altri rottami. Tanto siamo onesti, anche Bill, vivendo da solo sicuramente, non potrà durare a lungo. Prima o poi farà una cavolata. Ci siamo. E non ha nessuno che gli possa coprire le spalle. Allora, abbiamo un sacco di armi da modificare, gente. E soprattutto, aspetta, possiamo anche craftarci la fondina per arma lunga. Non sarebbe male. Però mi richiede 75 rottami. Magari possiamo aspettare un attimino e vediamo per l'appunto di potenziare il fucile a pompa, assolutamente. Allora, possiamo ridurne di sicuro il rinculo. Richiede pochissimo e lo riduce del 40%. Ah, con un nuovo calcio, ottimo. Lo rendiamo direttamente un'arma più seria. Però come avete visto, la maggior parte dei potenziamenti per le armi sono bloccati proprio perché ci mancano i relativi attrezzi. Troppo seria sta cosa, vai così Joel. E potenzierei anche la velocità di ricarica, dato che dobbiamo inserire un singolo proiettile alla volta. Ah, volevo aumentare la portata dell'arma, che non sarebbe stato male, o anche la capacità del caricatore. Ma per adesso ci dobbiamo accontentare, gente. Ok, il fucile a pompa è pronto, ottimo. Il fucile da caccia l'abbiamo utilizzato poco e l'arco potrebbe aiutarci a superare alcune zone in stealth. Aumentiamo la gittata dell'arma, ottimo. Più che altro è che è un'arma altamente instabile. Avete visto come mi si spostava la mira? Possiamo aumentare la velocità di tiro. In effetti sì, perfetto. Questo ci permetterà probabilmente di scoccare le frecce molto ma molto più rapidamente. Per quanto riguarda la pistola, di certo possiamo aumentare di altre 2 unità la capacità del caricatore. Come ho detto, la sto utilizzando poco, più che altro per la sua potenza abbastanza limitata. E per il resto, vabbè dai, rendiamola più veloce proprio alla luce del fatto che è poco potente. Diamo anche un'occhiata veloce al nostro fucile da caccia. Possiamo montarci un'ottica. Aggiunge un mirino all'arma con un 20% di ingrandimento. È sempre la stabilità. Dove l'hai trovato, Joel? Fa che spettacolo di mirino. Possiamo sparare da una certa distanza? Gli si può montare un silenziatore, che non sarebbe male. In futuro ne potremmo aumentare la potenza e... Oh, oddio, la capacità del caricatore, sì. Perché per adesso dovrebbe essere un'arma a colpo singolo. Quindi al massimo 2 colpi. Non ci faccio più di tanto prima di poter ricaricare. Ok, mi ritengo soddisfatto. Abbiamo fatto delle modifiche veramente incredibili. Ok, il prossimo banco da lavoro si troverà probabilmente nella prossima zona. Ragazzina, giuro che se hai preso qualcosa. Ehi, non mi serve la tua merda, fidati. Joel, la stai tenendo d'occhio? Fidati. Come un falco. Non lo sopporto più, vi giuro, non lo sopporto più, e che ci serve? Penso che lui si incontrasse sempre con Tess. Joel aveva detto che non sarebbe mai venuto da queste parti. Quilla. Bel posticino. Bel posticino. Qui. Se hai qualcosa da confessare, questo è il posto giusto. È un po' tardi. Aspetta. Quel coltello me lo porterei via io molto volentieri. Ok, spero di poterne craftare altri quanto prima. Joel, sta tuo cocchio di torcia. Non lo so. Ok, è ora di fare i bagagli. Posso dare un'occhiata in giro, Ciccio, se non ti dispiace? Ok, siamo proprio davanti alla scuola, se ho visto bene. Oh, buongiorno, la camera quello da letto. Non è il confessionale, è la mia stanza. Ok, non tocco niente.
disse lui mentre toccava qualcosa. Un gruppo di runner ha fatto esplodere la maggior parte delle bombe nell'area sud della città. È tempo di fare un'altra passata. Non dimenticarti di segnare la posizione di tutte le bombe sulla mappa. Perché prima o poi ci metti un piede sopra. E di certo non arriva Dottor House a salvarti. Alcol, Bill, Briella. E le pilloline magiche, yay! Ma cosa ti servono, scusa, Bill, che vivi da solo? Ok, dovremmo aver depredato tutta la zona. Non mi metto neanche a cercare in giro perché di sto passo mi sparano a fucilata sulle gengive. Ah, posto, non si può più tornare indietro? Ti prego, dimmi che non dobbiamo passare per il cimitero. Alla scuola. Ok. Quando ho visto le tombe, ammetto, mi ero un po' preoccupato. Hai fatto un barbecue e non mi hai invitato. Bill, avanti. Ok, gente, occhi aperti. Oltre il cancello è territorio sconosciuto per me. Oh, che culo. Ci penso io. Non ci serve più. Ehi, sentito rumori brutti? Silenzio. Oh, no. Allora, teniamo fuori il fucile a pompa in caso di necessità. Ehi, là là, signora. Si dia una calmata. Non ha sentito nulla, signora, è un'imbrezione. Se riuscissimo a passargli alle spalle senza sprecare armi o risorse, non sarebbe poi così male. Ok, ho capito che i coltelli adesso hanno il doppio uso. Però... ok, però adesso tutto tranquillo. Maronne, pieno zeppo di clicker. C'era una bottiglia? E che ho il mio fedele mattone? Ma quanti sono? Oh no, qua ci morirò. Stai zitta, Ellie. Dai, buona, a non rompere le scatole. Mi sa che di sto passo mi toccherà dargli una bella abbracciata da dietro. Aspetta, aspetta. Ma si sta allontanando, si sta allontanando, si sta allontanando. Ne approfitto tutto perché minimo rispetto. Piano. Oh, maronne, una riunione. Porca di quelli per poca, boni. Mi sto stra super cagando in mano. E certo. E certo. No, va tutto bene, va tutto bene. Ci rilevano tendenzialmente quando fanno quel rumore molto forte. E taglie. Acucia. Quanti altri ce ne sono là sotto? Uno, due. Ok. Se mi rilevano ne dovremmo affrontare sette in un'unica volta sola. Quindi yay. Sì, bravo, 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 molto. Aspetta, mi sto muovendo troppo rapidamente. Porco cane. Stra super porco cane. Ok. Ok. Vai avanti, Joel. Ok. No, 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 no. Sarà stato il rumore del vento? Maronne, quanto sono brutti. No, davvero, sul primo della tua fase. Sarai bella tu. In realtà ho fatto un po' di scemina. Bill? Bill, me la apri la porticina? Molto rapidamente. Apro io. È chiusa a chiave. No, 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 no. Dimmi che hai la chiave. Ti prego, dimmi che hai la chiave. Bill, un tempo avevi quella chiave. Perché non si apre? Ho una chiave per quel cancello. E datti una mossa, santo cielo! Andiamoci senza casa. Bravo. Apri, apri, vai, 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 muovi il tuo culone. Ok. Piano. Scusa, Bill, non volevo fare body shaming. Allora, abbiamo Gianni e Pinotto lì. Oh, maronne. Siamo in un quartiere residenziale. Che faccio, li abbraccio? Vediamo un po' di dargli un po' di amore. Tanto dovrebbe aver salvato la checkpoint. Signora, calmata. Bravissimo, Bill. Posso avere il tuo macete, scusa? Ho solo armi che si rovinano in continuazione. Perfetto, mi ha droppato 6 proiettili per il fucile. Bravo, signore. Allora, zona residenziale, scelgo te. Ovviamente ci sono i clicker. Cerchiamo di stargli il più lontano possibile. Oh, vabbè, ma sono letteralmente dovunque. Oh, quello è un runner invece. No, non venga qui, non venga proprio qui. Avanti. Se lancia l'allarme attirerà l'attenzione di tutti. Ok, non c'è un'entrata laterale, vero? Tipo una finestra sul lato della casa o una porta. Sì, ok, ok. Tutti dentro, gente? Qua dovremmo... stavo per dire dovremmo essere al sicuro. Come al solito il gioco riesce a smentirmi in maniera incredibile. Erano loro, mi sono cagato in mano. In maniera incredibile. Ok, diamo un'occhiata letteralmente dovunque. Ellie, non mangiare il cibo del cane. Occhio che il tizio sta tornando indietro. E ovviamente arriva dalla mia parte. E ovviamente arriva dalla mia maledettissima parte. Tutto bene, signore. Signore, scusi. No, non sono un testimone di Lon, giuro. Si dia una calmata. No, 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 non credo nel telone. Ok, a posto. Telecamera che si è compenetrata male. Ma facciamo finta di nulla. Bill, volevo fare la cacca. Se cortesemente mi lasci un po' di privacy. Non chiedo troppo, ciccio. Vabbè, dettagli. Detersivi normali, nulla di utile. Occhio, runner là fuori. Ok, cerchiamo di passare dal garage. Che non serve male, aspetta che ho visto il simbolo delle forbici.
Prendi tutto. Tante risorsine per Papino. Ottimo. Purtroppo non possiamo ritornare al banco da lavoro. Mattoni ne abbiamo. Quindi direi di uscire direttamente da qua. Ok, la prima casa l'abbiamo superata? No, non avete visto nulla? Quindi per porca c'è un'altra abitazione lì, ma non mi sembra che ci possiamo entrare. Ok, c'è un garage anche qua sotto. Maronne. Mi sto stracagando in mano che non ci avete idea, gente. Infatti, davvero, non l'avevo notato, ciccia. Ah, è proprio qua fuori. Ecco cosa intendeva Ellie. Potessimo sorprenderla da dietro? No, dove è andata? È già troppo distante. Si muovono troppo qui, cocchio di runner. Diamoci una mossa, diamoci una mossa. Sono dovunque. Sì, la casa è inagibile. Aspetta. Porca. Quella. Per porca. Vabbè, ormai abbiamo proprio trovata. Joel, se vuoi dargli un altro paio di botte e via. Ah, porco cane. Cagare in mano. Ok, perfetto. Io devo prendere i proiettili del fucile. Aspetta, prendimi il fucile, Joel. Prendimi il fucile. Allora, questo ci penso io. Ok. Ce l'hai fatta, ciccio? Bravissimo, Kronk. Aspetta che tanto recupero un po' di munizie. Mi sono cagato in mano, porco cane. Va bene, dai, l'abbiamo fatta abbastanza pulita. Non abbiamo neanche sprecato troppa roba. Ellie, non sapevo cucinassi tu al barbecue. Che mi prepari di buono? No, i funghi non li digerisco, Ellie, te l'ho già detto. Ok, speravo che l'arma avrebbe one-shotato il cattivone. Però mi tengo casomai il mattone in mano, che di solito gli fa proprio una cifra male. Ah, è vero, le frecce, mi ero completamente dimenticato. Joel, se non ne pigli una alla volta, non è che mi offendo, eh. Ma stanno aumentando di numero? Nello zaino no, pensavo che aumentassero anche esteticamente. Ok, dovremmo essere fuori dalla zona. Ma la cosa importante è che abbiamo recuperato una quantità di scorte veramente assurda. E no, la casa è completamente inagibile. Signori, dovremmo essere praticamente arrivati. Dai che siamo al sicuro, forza. Bill, e avvisami che c'è una porta da aprire. Sì, è un punto di non ritorno. E come facciamo adesso? Bloccata dall'altra parte. Oh, ottimo. Se passassimo di lì? Per la botola del cane. Joel, decidi tu. Vabbè, è un po' cagna, Ellie, quindi direi che ci può stare. Fare rumore, non fare rumore. Piano. Sta molto, molto attenta. Ma certo. Mica saranno appostati lì dietro. Avresti dovuto darle una pistola. Ok, Bill. Parla Bill, ma lasciamo stare che è meglio. Dentro alla casa ci sono altri clicker. Ovviamente, Ellie, ovviamente ci sono sempre clicker. Ok, purtroppo non per quelli dove... visto. Giù. Attenzione. Sì, lo so. Lo so. Oh, clicker. Oh, tanti, tanti clicker. Non possiamo chiudere la porta? E vi sono tutti felici e contenti? Ok. Qua dentro ci possiamo muovere con maggiore rapidità. Non c'è niente, eh? Oppo, la casa dei poracci abbiamo trovato, ma la tristitudine. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Quello forse sarebbe meglio eliminarlo giusto per sicurezza. Perché io vorrei andare... Ah no, di sopra non possiamo andare. Come non detto. Guarda che bel televisore. Porco cane Joel, portalo via. Ho capito che tanto non c'è la corrente elettrica, ma puoi fare il fighettone con gli amici. Ah già, non hai amici, giusto. Ce n'è uno anche lì, ma che cacchio. Porco cane, c'è un fucile da recuperare. Me la rischio giusto un attimino. Tanto abbiamo i coltelli potenziati. Ma tutto bene, ma tutto bene. Ecco qua, perfetto. Riposa in pace piccolo stellino. Munizioni per il revolver. Eh no, il fucile era al massimo. Ah, ma guarda, c'erano anche altre risorse qua a sinistra. Ok, ok, ne è valsa la pena allora, ragazzi. Vediamo che altro c'è qui. Rottami, perfetto. Andiamo dall'altra parte. Dovremmo essere al sicuro, dai. Sì, ma nessuno può portare altre munizioni, scusate. Non potremmo darci una mano a vicenda? No, inventario aumentato e tutte cose. Casetta sull'albero, ne ho sempre voluta una. Posto? Oh, anche la piscina, va che stiamo americani, si trattano bene. Ci faccio un bel bagnetto, vai! Non ho preso abbastanza reumatismi nelle fogne. Ah, ok. Aspetta, aspetta che hanno anche un capanno degli attrezzi. Vediamo un po'. Con una bicicletta. Ellie, vieni che ti insegno ad andare in bicicletta senza le rotelline. Quella non è mai salita neanche con le rotelline. Allora, fatemi dare un'occhiata. Abbiamo tutto al massimo. Ah, si è messi abbastanza bene. Fammi craftare un'altra bomba. Ellie, vieni che papà ti insegna a giocare a pallone. Gioca a pallone con papà. Guarda, devi solo calciare la palla. Mamma mia, o ce l'ha ancora con me, porco cane. Ok, vediamo di proseguire. Non è un caso che mamma Tess si sia suicidata. Chiaramente. E qui è dove tenevano il bambino. Oh, una gabbietta bellissima. Complimenti ai genitori. Ok, sembra che non ci siano pericoli qua dentro. Vediamo di ripulire sto posto prima di uscire. Ok, siamo al sicuro. Per ora. Maledette quelle cazzo di cose.
Non hanno morso nessuno, vero? No, sto bene. Stiamo tutti bene, procediamo. Datemi un secondo, do un'occhiata al piano superiore. Vediamo se... Oh mio Dio, hanno lasciato un sacco di cose. Proiettili per il fucile. Arrivo! Maronneo, che... non lo si può sopportare, santo cielo. In realtà non è lui che decide di stare da solo, sono gli altri che probabilmente lo abbandonano o si sparano in testa da soli. Allora, pilloline e non mi sembra che ci sia molto altro. Mamma mia, sto posto, com'è ridotto male. Ehi, hai un minuto? Ah, sì, stavo per leggere una nota, ma tranquilla, dimmi tutto. Sì. Ecco, volevo chiederti scusa. Per Tess. Solo questo, non ne parlerò più. Ellie, non devi preoccuparti per me. E comunque non è colpa tua? Dobbiamo andare da Bill. Ok. Non è direttamente lei responsabile per la morte. Voglio dire, è un incarico, sarebbe potuto accadere in qualunque altro momento. Allora, non mi sembra che ci sia purtroppo nulla di utile qua dentro. Quindi ritorniamo da Bill, che si starà spazientendo. Otto, guarda, proiettili per la pistola. Là, ok, per un secondo ho visto cose brutte. Mi mancano le armi corpo a corpo. Siamo al massimo di pugnali. Dannazione, ti mi voglia di accoltellare qualcuno. Anzi, adesso ho un valido motivo per farlo. Altre frecce, sì, il gioco vuole che io cominci a giocare in stealth. È che non mi ci trovo questo cocchio di arco, siamo al massimo. Eh sì, perché una freccia occupa un sacco di spazio, Joel. Ok, ho capito, punto di non ritorno. Quindi questa casa sorge davanti alla scuola. Che punto di M con tutti i ragazzini che fanno casino tutta la mattina. E ti dicevo? Ecco il camion. Sì, ma è pieno zeppo di infetti. Forza. È follia allo stato puro. Ok ragazzi, voglio essere onesto con voi. Questa parte non la faremo mai e poi mai tutta in stealth. Sì sì, possiamo nasconderci dietro gli autobus, ma... Guarda gente! E vabbè, ci deve essere la riunione a scuola. Infatti. Davvero? Wow! Pensavo fossero dei cosplayer, santo cielo. Beh, dove l'hai visto? Porco cane, io non l'avevo visto, stavo facendo il pirla. Ok, cerchiamo di aggirare il pericolo e affrontiamoli uno a uno. Se necessario. E non possiamo neanche rifugiarci dentro gli autobus. Signore, non mi si giri tipo all'improvviso. Venga qua, scusi, scusi. Signora, si dia una calmata. Non può andare in giro a mozzicarmi la gente, è un reato. Ah, a posto. Ma dimmi te se devo fare parte della pulizia del quartiere. Ok, non mi droppa nulla, vero, per scusarsi? No, bastarda. Possiamo salire sopra gli autobus? Un po'. Oh, mi sembra un'ottima idea. Fin tanto che non mi vedono da sotto, ma vabbè, dettagli. Un po' ti può saltargli addosso e aggredirlo. Porco cane, non è stata una buona idea. Non è stata veramente una buona idea. Potrebbe averci notato, ma giusto un attimino. Ok, aspetta, levati, levati. Barbone, maledetto. E che cocchio. È un attimo. Sono impegnato a prendere a ceffoni i genitori dei ragazzi. Ok, che faccio? Prendiamo la pistola? Direi che un paio di colpi d'arma da fuoco su una caviglia fanno passare la voglia di rompere i maroni. E che purtroppo non ho armi per il corpo a corpo. Buona, buona. Ho detto, cosa è successo? Mi si è buggata male la visuale per un secondo. Bill, hai bisogno di una mano? No, mi sembra che tu sia a posto. Ok, bravo Bill. Vabbè, non ho sprecato neanche troppe munizioni una volta tanto. Dai, è andata meglio del previsto. Ok, salvo intoppi, la strada verso la scuola dovrebbe essere completamente libera. Corri, Ellie, che è successo? Corri! Che è successo? Da dove? Da dove? Vabbè, ma era previsto allora. Non c'era nessuno. Ho controllato, ma mi prendete in giro. Attenzione per porca. Aspetta, datemi una mano, datemi una mano. Oh, che è successo? Scatta per fuggire. Perché? Perché? Perché sono troppi? Ah, era qualcosa che avrei dovuto prendere. Ok, buono a sapersi. Ma sono veramente un sacco. Aio, datevi una calmata. No, datemi una mano, datemi una mano, datemi una mano, datemi una mano. Non sono messo bene. Porca, quelli per porca. Bill, Bill, usa quel cocchio di fucile. Lascia, 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 lascia. Pronti, pazienza. Ok, teso un altro. Bill, hai un fucile, usalo. No, 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 non compro nulla, non compro nulla. Porco cane, ce li ho attaccati al culo. Dai, rotti maroni, mo basta veramente però. Ah, a posto. Ah, ah, non c'era nessuno, ho controllato. Devono essersi rifugiati da qualche altra parte. Mi prendi per il culo. Sfidiamo la fortuna. Come entriamo? Io vi odio tutti nel profondo. Non era prevista questa parte, non sarebbe dovuto accadere. Non c'era nessuno. Ok, Lon, fatti una calmata. Qualcuno ha lasciato una scala. Se mi aiuti a salire la spingo giù. Avrebbe fatto comodo prima. Ma dai, munizioni per il fucile, ma che cocchio. Bill, non puoi dare tu una mano alla ragazzina? È leggerina, fidati, alta 1,10 m praticamente. Non farti ammazzare lassù. Grazie, Bill.
Hanno provato a far breccia con l'autobus. Probabilmente qualcuno si era rifugiato nella scuola e hanno bloccato fuori tutti gli altri. Che fettenti. Gli esseri umani tutto danno bene. Il peggio di sé. Dobbiamo solo arrivare al cofano del camion. Sì, come no, sicuramente ne arriveranno altri, ciccio. No, sono senza mattone. Porco cane. Sì, dati una mossa, Andiamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. Sì, sfonda una finestra, qualcosa, non lo so. Stanno passando in questo punto. Non la porta è bloccata. Oh no, hanno fatto breccia attraverso la rete. Passa di qua, passa di qua. Dobbiamo veloce. Prendere la batteria. Ho capito, apri la finestra. Marco, aspetta che ce n'è uno, Quelli per porca. Ellie, datti una mossa. Arrivo, aspetta, mi stanno palpeggiando male. Aiuto. Levatemi, barboni. Fatemi entrare. Arrivo. Quelli per porca. No. Mi ha toccato il pipino. Un po' mi è piaciuto. Dai, andiamo. Ok, sono a posto. Chiudi. Puoi anche sparare in effetti prima di chiudere. Cioè, hai tipo assordato Ellie? Si è giocato completamente l'udito. Ok, siamo bloccati nella scuola. Il peggior incubo di sempre. Dai, ciccio, datti una mossa. È vuoto. Allora? Come è vuoto? Ragazzi, dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui. Muoviamo il corpo. Forza. Hanno fatto il ruolo. E vabbè. Chiudi. Ok, beh, non sono così intelligenti. Porco cane. M'hanno fatto parecchio male. Voglio che sia messo a verbale. Che casino. Oh, perfetto, sono anche nella scuola. Potremmo uscire dal retro. Voi due. Te lo pianto io nel retro, ciccio. Togliamoci da qui. Aspetta, voglio fare il mattone intanto. No, va tutto bene. Quelli per porca. Qualcuno vuole stendermi la signora lì? Scusi, non può stare nella scuola? Allora, vediamo di abbracciare la signora, che ha giusto bisogno di un po' di affetto. Buona. Ragazzi, potete anche stendere gli altri quando avete un secondo? Da so, c'ho il clicker attaccato alle palle. Ok, posto. Ora un po' di munizioni per il fucile, le vorrei. Allora, le scale sono bloccate? In effetti sì, quindi siamo praticamente fregati. Va tutto bene. Tutto bene, ecco qua una bella pugnalata amichevole. Vale più di mille parole. Così non uso il mattoncino. Non posso sbarazzarmi di mattoncino. È il mio unico amico, santo cielo. Allora, da quella parte la strada è bloccata. E c'è anche un cocchio di runner, quindi passiamo. Moda di qui, porco cane. Non ho premuto triangolo in verità, ho premuto quadrato. Dobbiamo oltrepassare qui. Porco cane supremo, porco cane. No, la bottiglia non la voglio. Però fammi curare con uno snecchino veloce. Dobbiamo risparmiare un po' sui medikit. Eeeh, guarda gente che c'è. C'è anche una mazza da baseball, la feta. Niente. Sono leggermente fregato. Ok. Buoni. Porco cane. Fammi prendere mazza fedata. Vati, barbona maledetta. In realtà stavo mirando l'altro tizio. Aio! E che è una riunione. Non si può entrare in classe durante la lezione. Oh, c'è un'altra. Era la tizia che era rimasta fuori. Signora, per favore, non è ancora il suo turno. Dopo parliamo di suo figlio. È morta malissimo, peraltro. Mi sono venuti i sensi di colpa. Ok. E ancora una volta munizioni per il fucile. Ok, ho capito. Vuoi che uso quel cocchio di fucile? Io mi tengo quel cocchio di fucile. Tanto lo sappiamo tutti come va a finire. Arriviamo a un punto di non ritorno e le munizioni sono praticamente perse per sempre. Ui, mi sa che il fucile servirà molto presto. Possiamo passare dal corridoio. Tutto molto interessante. Buongiorno signore, che piacere farà per conoscere. È ancora vivo. Infetto del cazzo. Dati, buono, non giudicare, non fare body shaming ai poveri infetti. Ok. Non è così potente come avrei sperato. 6 proiettili sono, tra l'altro, porco cane. Però voglio dire, fu sempre un fucile a pompa da grandi soddisfazioni. Probabilmente una volta potenziato a sufficienza diventerà un'arma di distruzione di massa. E comunque il tizio non se la passa molto bene dopo un paio di fucilate sulle gengive. Ok, ricordiamoci che abbiamo ancora 3 proiettili all'occorrenza. Ah, punto di non ritorno. Pronto? Vai, ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Ok, posto? Ne arrivano altri. Chiudi. Tanto i proiettili non mi piacevano. Ah, boh. Ne sono leggermente allergico. Non li tratterrà. No, in palestra no. Che succede? Mi piace questo suono. No. Oh, ma dai, è quello che cocchio è. Ma state scherzando! Che cazzo è quello? È un dannato bloater! Un cosa? Riparati!
Penso io. Allora, signore, a lei piacciono le molotov? Mi sa di no. Ostra, super focare. Aspetta che sta arrivando altri tizi. Noni. No, 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 no. Ci sono anche i tizi normali. Porca quelli per porca, porca quelli per porca. Dacci una calmata, ragazzo. Direi che è molto, ma molto arrabbiato. Ah, aspetta, aspetta. Spostati, spostati. Oh, ok. Non ti devi avvicinare. Oh, fai una bruttissima fine. Tanto brutta. Oh. Allora, facciamo tesoro dei nostri errori. Di sicuro una molotov sulle gengive ti fa passare la voglia. Ok, di fare il porcino. Per il resto teniamo fuori il fucile e spariamo a chiunque si avvicini. Allora, dobbiamo far fuori questi tizi quanto prima. Pensavo, bravo di fare una doppietta. Che la signora è morta. Aiuto. Carica, 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 popone cifra. Cane, molotov, molotov, più molotov. Dove l'hai lanciata, razza di idiota? Creatura di maroni. Ok, ora lo abbiamo preso. Non ho visto che non c'era il comando R2. Signore, signore, si cucini per benino. No, 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 soffenda. Mi tira gli schifi. E un paio di fucilate in faccia. Fatemi passare la voglia. No, non gliela fanno passare più di tanto. Ciccio, ma che la pistola. Hai visto quanto cocchio grosso. Usa un fucile, aspetta, aiuto. Casino. Ah, butta giù anche le cose lui, tutte sega. No, non tirare, non tira. Cane, quanto ti odio nel profondo. Munizione anche per il revolver. Allora, mettiamo che si vicini abbastanza per fare il massimo dei danni. Ma ce l'ha proprio con me nello specifico. Aio, ma siamo in tre, devi rompere i maroni proprio a me. Ma che cocchio. Aio, va che le cose esplosive le tiro anch'io. Vediamo un po'. Oh, la mia è molto più efficace. Aspetta, cambio arma. Prendimi il revolver. È morto? Oh, ok. Le esplosioni proprio non gli piacciono. Allora, vediamo anche di curarci all'occorrenza. Recuperate qualunque risorsa. Cosa è successo per fucile? È infetto da molto tempo. Quelli così li chiamiamo bloater. Bloater. Ok, capito. Odio interrompere le tue lezioncine di biologia, ma possiamo uscire di qui? Per favore. Sì, sì, mister simpatia, dammi un secondo. Creiamo velocemente un altro kit medico, visto che le risorse le abbiamo. Arrivo, un attimo. E ovviamente anche una molotov. Peccato che una ne abbiamo sprecata. Però queste bombe sono fantastiche. Meravigliose. Ah, adesso mi dai una mazza da baseball, gioco. Grazie. Avrebbe fatto comodo prima, mentre mi stavano sbranando e ciancicando la faccia. Ok, presumo che ne incontreremo altri in futuro di questi simpatici bloater. Scusi, eccoci nella tana del bloater. Tanto a lui non serve più sta roba. Ah, potevo usare di più il fucile, dannazione. Ok, signori, direi che la lezione è finita. Possiamo tornare tutti a casa. Devo darti una spinta. Andiamo, ragazzi. Peserai 130 kg, ciccio. E... no. Bravissima, gli ha palpato il culo. Non mi dire che arriva gente nel frattempo. Ho un brutto presentimento. Joel, dietro! Figlio di... Ma porca di quella iperporca. Vabbè, ci sono proiettili per il fucile da qualche parte, non mi ricordo dove. Dai, prima che si avvicina, mi faccio passare la voglia di mangiarsi i porcini a cena. Scarica, l'arma scarica, ricarica, 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 ricarica più veloce. E addio, Kronk! Perfetto. Ok, Vieni, fregati, ora sali. Arrivo, arrivo, dammi un attimo. Se non ne spawnano altri. Dove poi sono quei proiettili per il fucile? Ah, erano qua dentro? Sì, tre proiettili, ottimo. Presumo che il comitato di benvenuto ci aspetti fuori. Proporrei di dare un'arma alla ragazzina? Mi farebbe comodo fuoco di copertura. Ok, a posto. Fuori di qua molto rapidamente. Io a scuola non ci torno più, ragazzi. Di qua. Ok. Un attimo. Vorrei evitare di sfracellarmi le caviglie se possibile. Aspetta che non ci siano risorse nascoste. Si sa mai. Oh, oh, oh. E te da dove arrivi? Giovane, datti una calmata, porca. Di quella suprema porca. Aio. Arrivo, arrivo. Come siete passati voi altri? Non fermatevi, vi seguo. Sono andato in direzione sbagliata, portate pazienza. Correte, correte più rapidamente. Molto più rapidamente. Vai Joel, sali su, sali su, sali su, sali su. Ok, ok, è fatta, va che gentili. Non mi hanno palpeggiato le gambe nel frattempo. Oh, dimmi che almeno qua siamo al sicuro. Ma non salgono la scala. Sì, però sono molto arrabbiati. Tutti dentro gente, tutti dentro. È andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa.
Brava, Bill? Ragazzina. Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia a Tesca e può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo Tesca. E può ficcarselo. Questo non ha niente a che... Che succede? Oh, ah, scusi, non volevamo disturbarla? Con che brutta camicia, non me lo dice, di questo peraltro. Tipo? Frank. Ah, è Franco. Che cazzo, perfetto. Frank? Era il mio compagno. Oh, porco cane. No. Sarebbe una camicia come quella. È veramente una brutta camicia, in effetti. Ma povero Bill. Si è impiccato? Probabilmente l'avevano morso. E non si voleva trasformare anche lui. Ha dei morsi. Qui. Ma no, ma povero Bill, dai. Sei una pigna su per il culo, però. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Vieni qua, orsacchiotto peloso, che ti do un abbraccio. Beh, si fotta. Ellie, che stai combinando? Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Aspetta, e la batteria? È la mia batteria. Quello stronzo. Stava cercando di andarsene senza di Bill. Vieni, ma no, fuori. Ma come? Vieni fuori. Ok, Dio. No, vi giuro, sti due assieme non li si può sopportare, santo cielo. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B. Questo è il migliore al momento. Ok, non mi lamento. Che ne pensi? Non abbiamo altra scelta? Penso che tu guidi e noi spingiamo. Oh, non può finire bene. Non può finire decisamente bene. Altra roba mia. Era il tuo compagno, si sarà ciullato praticamente tutto? Munizioni al massimo, allora? Per il fucile. Che fai, rubi le mie cose e scappi? È così, Frank. E tanto non gli è andata molto bene. È inutile che te la prendi col fantasma. Ci siano altre scorte. Buona idea. Le pilloline! Sì, anche Frank le utilizzava. Ti farò un urlo. Sì. Oh, guarda un vaso. Ellie, vuoi spaccare anche questo? Vediamo un po' se c'è qualcosa in camera. Munizioni per il revolver, che porto via volentieri. Rottami, perché chi non tiene dei rottami in camera. Ottimo. E mi servirà qualcosa per curarmi. Quindi abbiamo dell'alcol. Perfetto. E da questa parte vedo dello scotch. Ah, c'è anche una nota. No, io volevo lo scotch, non la nota. Beh, Bill, dubito che leggerai mai questo biglietto. So che avevi troppa paura per arrivare in questa parte della città. Ma se per qualche ragione l'avessi fatto, voglio che tu sappia che ti ho sempre detestato. Ma come? Ma no, ma povero. Mi ero stufato di questa città di merda, del tuo modo di fare abitudinario. Volevo di più dalla vita e tu non l'hai mai capito. E quella stupida batteria di cui continuavi a frignare? Beh, ce l'ho io. Ma immagino che avessi ragione. Forse se lascerò questa città rimarrò ucciso. Beh, è sempre meglio che passare un'altra giornata con te. Buona fortuna, Frank. Questa magari non gliela diamo a Bill. È già abbastanza arrabbiato di suo. Ok, abbiamo della carne qua. Perfetto. Un po' di esplosivi, delle forbici. Guarda quante cocchio di risorse non aveva ciulato il bastardo. Frank, ti dovresti vergognare, santo cielo. Hai fatto la fine che ti meritavi, bastardone. Ok, dovrei aver ripulito tutta la casa. Fatemi giusto dare un'occhiata. Una molotov me la crasto, perché ovvio. E... se arrivasse qualche clicker... No, aspetta, possiamo potenziare questa? Vediamo un po'. E voilà! Ah, speravo che ridesse tutte le barrette della mazza da baseball, ma in realtà l'ha resa solo un'arma che one-shotta. Torna comunque utile. Perfetto, direi di tenere fuori il nostro fucile, perché non appena andremo là fuori, sicuramente dovremo tirare un sacco di porchi. Glielo diciamo oppure no? Bill, ti devo parlare? Ho trovato questa qui e ho pensato che dovresti averla. Così capirai che sei una testa di minchia ogni tanto. Così. Fanculo anche a te, Frank. Non l'ha presa molto bene. Pronti ad andare? Sì, direi di sì. Mi fai riraccogliere la lettera? Scusa, è un collezionabile. Sei ingrassato troppo, ciccio. Posso parlare anche con Ellie? Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Non la vedo molto convinta. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Lo farai, ma ti voglio bene comunque. Prima o poi sì, dobbiamo darle un'arma a sta ragazzina, porco cane. Allora,
Sono pronto a spingere, forza. Ah, per fortuna che c'è ancora elettricità. Ah no, lo sta tirando su lui, mi sembrava strano. Mettilo in prima. Dobbiamo far ripartire quella coppia di batteria, forza. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come diavolo? Non mi interessa, non fare cazzate. Ok, Ellie, stai pronta. Ora, schiaccia ora. Vai. E che cocchio però. Perfetto. Ehi, hey, al lavoro ragazzina. Bill, non sei d'aiuto. Ellie, dobbiamo riprovare, resta concentrata. Oh no, siamo troppo esposti qua fuori. Raggiungiamo la collina alla fine della strada. Mi date tempo di controllare se ci sono risorse, scusate. Sicuramente un po' di materiale in giro li troviamo. Attenzione! Porca di quelli per porca. Compro nulla, signore, faccio un piacere incontrarla. Vai, fallo fuori, ottimo. Rumori di clicker, attenzione. Eccolo che arriva, eccolo che arriva. Allora, lei ci prende una fucilata, ne vuole due. Non faccio complimenti, signora. Che c'ho l'arma che sciotta adesso. Ah, a posto. Mi puoi dare un attimo o spawnano altri cattivoni? Devo dare un'occhiata se c'erano risorse avanti. Sicuramente qualcuno ha lasciato qualcosa. Dai. Oh, un mattone, perfetto. Io avevo la bottiglia, giusto. Ora mi sento decisamente molto più completo. Ok, al diavolo, ho capito. Spingiamo sta cocchia di auto e leviamoci dalle scatole. Vuoi scendere tu a spingere, ragazzina? Continua a spingere. C'è una mazza da baseball, l'ho vista adesso, dannazione. Oh oh. Dietro la casa, alla vostra destra. Ok, dammi un secondo. Aspetta. No, non quello. Joel, porca di quelli per forca. Stavo cercando di prendere il fucile. Oh, buoni figlioli. Mi sono fucilato per tutti, non fate complimenti. Ok, sì, due li ho shottati. Altro clicker in avvicinamento rapido. Joel, prendi il mattone. Spaccagli in testa, porco cane. Dai, abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Un attimo, portate pazienza perché ho visto risorse prima mentre inquadravo. Mi pare che fossero più o meno qui. Ok, vai così, proiettili per il revolver. Oh, ok, abbiamo un bel po' di materiale. In caso di necessità possiamo craftarci anche altro. No, aspetta, vedo roba lassù. Dammi un secondo, spero sia un mattone. E prendiamo la mazza da baseball qui. Perfetto, così ha molti più colpi delle altre. Vediamo un po' cosa ho lasciato indietro. Vedi, esplosivi. Maronne, che spettacolo. Ellie, scusa se ti abbiamo abbandonato. Non so se potenziare la mazza da baseball, ma rischiamo di shottare i tizi normali. Oh oh, stanno arrivando? Dall'altra parte, a sinistra. Porco cane. Ok, Ellie, stai pronta. Ok, aspetta, occhi clicker. Ok, allontaniamoci a sufficienza. Ok, se i tizi normali non ci sono problemi, non fate più complimenti. E vi sono tutti felici e contenti. Ciccio, la mira. Raggiungiamo la collina. Stanno per palpeggiare Ellie. Ti salvo io, ragazzina. Aio! E basta palpeggiare le ragazzine. Maledetto porco pervertito. Vergognati. Oh no, c'aveva la cucina. Porco cane, signora, non me ne frega niente. Se era un cugino e le doveva 50 euro. No, devi dare una calmata. Ok, a posto, scusa anche questo. Aio! Oh! Non riesco a far niente. Porco cane. È ancora vivo? È ancora molto vivo. Datti una calmata. Ok, molto meno vivo adesso. Fai un po' di proiettili, Joel. Grazie. Oh, fucile, l'ho visto l'ultimo. Aspetta, altri colpi per il fucile, ottimo. Ok, hai preso tutto, Joel? No, diamoci una mossa, sento un muoio di clicker in avvicinamento rapido, lo vedo laggiù. Spingi la macchina, vai. Ok, Ellie, metti in moto. Vai, Ellie. Correte, ci hanno sentito proprio una cifra. Funzionato. Aspetta che non ci sia altro. Sento che roba, Bill. Beh, significa che l'hanno sentito anche gli inferni. Ok, ho capito, tutti a bordo. Vai, accelera. Veloce? Fai che so che è troppo, ragazzina. Sono spariti i clicker sulla destra nel frattempo, ma per dettagli. Qui verso l'infinito ed oltre. C'erano un sacco di infetti, Preferisco gli zombie di The Walking Dead, almeno sono lenti. Ferma! Bill, vieni con noi avanti. Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzato. Ma non è vero, avanti. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh, tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Giusto, ha ragione. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... Siamo pari. Siamo pari.
E allora vattene dalla mia città. Ah, oh, mi mancherai anche tu, Bill. È il suo modo di dirti addio. Ok, signori, leviamo le tende. Si sta avvicinando un brutto temporalone. E Bill come fa a tornare indietro, peraltro? Beh, signori, che dire, purtroppo è terminata ancora una volta un'altra meravigliosa puntata di The Last of Us, ma fidatevi, siamo ancora agli inizi. A Joel ed Ellie dovranno capitare ancora talmente tante sfighe prima che arriviamo alla fine che... ne vedremo delle belle, voglio dire, siamo ancora all'estate e devono passare praticamente tutte le stagioni. Nei commenti, ovviamente, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o passate tipo un anno intero assieme a Bill, quindi due balle così vi fate, e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!